Ciao ragazzi, io sono Riccardo, bentornati nel mio canale YouTube e nel mio piccolo laboratorio. Oggi vi parlerò di questo casco da saldatore della Ginour. Si tratta di un casco per hobbista, ma con caratteristiche professionali e prezzo da hobbista. Infatti costa 59 euro, ma ha una classe di protezione massima, quindi 1111. Riesce a proteggere il saldatore per ciò che riguarda le radiazioni e offre una visione perfetta dell'immagine. È anche true color e ha un filtro molto generoso, da 100 mm per 67, con 4 sensori sulla parte frontale. Ha tante possibilità e regolazioni per ciò che riguarda l'oscuramento, ciò che riguarda il ritorno al display chiaro, ed è velocissimo nell'oscurarsi, dichiarano 0,04 millisecondi, praticamente un fulmine. Visione a 180 gradi, è fatto in nylon, quindi possiamo piegarlo come vogliamo, tornerà sempre nella sua posizione originale. Diverse regolazioni per poterlo calzare in modo comodo, tante gomme, tante zone di comfort che ce lo fanno indossare con comodità. Io l'ho utilizzato un pomeriggio per costruire una ringhiera che avevo iniziato tempo fa e mi sono trovato obiettivamente bene. Anche alla luce del sole, con la regolazione, sono riuscito a utilizzarlo con soddisfazione. Adesso vi farò vedere da vicino tutte le sue caratteristiche, vedremo le caratteristiche tecniche, lo testeremo e poi alla fine trarremo le conclusioni. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. Io l'ho scelto tra diversi articoli che mi hanno proposto perché quando l'ho visto ho pensato questo casco secondo me ai ragazzi piacerà, perché è un casco che costa poco, però mi ha stupito perché ha delle caratteristiche davvero molto interessanti. Quindi avviciniamo l'inquadratura, vediamo cosa viene dato all'interno della confezione e vediamo il casco da vicino. Iniziamo. Questa è la confezione all'interno della quale viene venduto il prodotto. Sulla parte frontale c'è una raffigurazione del prodotto con il codice sulla parte bassa e lateralmente abbiamo le caratteristiche tecniche. Come vi dicevo, classe di protezione massima, un display da 100x67 mm, 4 sensori, va da DIN 3 a DIN 13, protegge dal raggio UV e raggi infrarossi e il tempo di passaggio dalla luminosità massima all'oscuramento è 0,04 millisecondi. La velocità di ritorno dall'oscuramento alla luminosità massima è regolabile da 0,15 a 0,8 secondi, quindi utilissimo quando dobbiamo dare punti di saldatura eccetera. È fatto in nylon e pesa 540 grammi, può funzionare da meno 5 a più 55 gradi. E all'interno della confezione, ovviamente, oltre al casco vengono date anche dei filtri di ricambio ed un manuale di istruzioni con una garanzia, ma adesso vi farò vedere tutto per bene. E allora, questo è il casco visto dalla parte frontale. Questi pannelli laterali ci permettono una visione a 180 gradi sia a destra che a sinistra. Tutto il casco ci protegge da eventuali detriti perché è possibile utilizzarlo anche con la smerigliatrice angolare e ci protegge dai fumi perché li convoglia in modo che vadano verso l'alto e ovviamente ci protegge anche da schizzi di saldatura eccetera. Il display, come vedete, è molto ampio e dai riflessi già si capisce che ha colore. Questi sono i quattro sensori sulla parte frontale e dalla parte interna troviamo i comandi. Quello in alto serve a regolare la sensibilità. Questo ci serve nel caso in cui lo dobbiamo utilizzare, per esempio alla luce del sole. Possiamo regolare la luminosità per evitare che si oscuri da solo o comunque per essere più o meno sensibile all'arco di saldatura. Quest'altra manovella invece ci serve a regolare l'oscuramento. In questo modo è al minimo e così sarà al massimo. Quest'altro comando invece serve a regolare la velocità di ritorno, quindi il ritardo che deve avere dalla fase di oscuramento a quello di schiarimento. Da questo comando invece possiamo decidere il grado di oscuramento da 5 a 9 DIN oppure 9-13 DIN. E da quest'altro invece possiamo stabilire se il display deve oscurarsi o meno. Infatti è possibile spostarlo verso il comando grind, quindi utilizzarlo con la smerigliatrice angolare, messo in questo modo non si oscurerà, e in questo modo invece si oscurerà quando intercetterà l'arco di saldatura. Questo LED sulla destra invece indica il livello di batteria carica. Qua all'interno ci sono due piccole batterie a bottone. E lo stesso display, tutto il filtro, è possibile smontarlo, fare eventuale manutenzione, svitando questa vite con questo pomellino, sollevando questa parte ed estraendo il tutto. Le batterie sono messe in questo vano e si estraggono lateralmente, una a destra ed una a sinistra. E questa invece è l'imbragatura che ci permette di poterlo utilizzare con comodità. Sulla parte frontale è imbottito, ci permette di avere un buon comfort, ma vi consiglio sempre di utilizzare
un pezzo di stoffa oppure un fazzoletto per evitare che questa parte si assorba di sudore. Sulla parte posteriore abbiamo questa parte con questa gomma molto morbida che dà un buon comfort davvero. E sulla parte ancora posteriore abbiamo la possibilità di stringere ed allargare in modo da adattarlo alla circonferenza della nostra testa. E la stessa rotella è gommata, quindi offre un buon grip anche con i guanti. Sulla parte alta abbiamo due cinghie che è possibile regolare pure in base all'altezza che preferiamo, ed è possibile ovviamente anche tramite questi pomelli, una a destra ed una a sinistra, regolare la durezza di ritorno, quindi possiamo decidere di stringere più o meno ed evitare che il casco si alzi e si abbassi involontariamente, e il movimento è a scatti. E adesso vi faccio vedere la visione a 180 gradi, che ci permette di vedere sia alla nostra destra che alla nostra sinistra, vedendo anche di fronte a noi con questa visione a colori. Davvero eccezionale. Mentre stiamo saldando, riusciamo a guardare anche attorno a noi. Adesso facciamo una prova rapidissima, vediamo come si scurisce e vediamo la sua velocità in base alle varie impostazioni. E allora, ragazzi, proviamo a fare dei cordoni di saldatura, comunque perlomeno a dare dei punti di saldatura. È davvero pazzesco quello che sto facendo. Tenere un casco in mano, guardare dall'altro casco e cercare di fare alcuni cordoni di saldatura. Mi sa che darò solamente alcuni punti rapidamente. E allora, come mi metto? In questo modo, vediamo se riusciamo a ottenere qualcosa. Ok. Questo è il comportamento della maschera durante la saldatura. Allora, proviamo a diminuire un pochettino la sensibilità, proviamo a mettere il ritardo anche al minimo, quindi facciamo in modo che questo filtro ritorni chiaro al massimo della sua velocità. Non so neanche se si vede ciò che sto facendo, una sorta di cordone di saldatura. Va bene, spero che si sia visto qualcosa. Adesso guarderemo in post produzione. Va bene, spengo tutto. Che impresa! E allora, ragazzi, cercherò di essere rapido perché si è formata una nube, c'è la finestra aperta, ma nonostante tutto, prima che vada via ci vuole qualche minuto, quindi cerco di sbrigarmi. Cosa dire di questo casco di saldatura? Avete visto che si vede in modo molto nitido, che ha un display molto luminoso, grande, che ha quattro sensori, una protezione davvero elevatissima. Si vede davvero benissimo, sembra quasi che non si indossi la maschera. E poi questo filtro così grande, veramente abbondante, perché la differenza con gli altri è di circa 20 mm, quindi riusciamo a vedere in modo molto comodo sia in alto che in basso, che lateralmente per quanto riguarda i filtri che ci offrono la protezione a 180 gradi, più queste protezioni extra che vengono fornite, non so poi se sia facile o meno trovare ricambi, però prima che si rovinano ci vuole un bel po', e comunque che coprono e proteggono il filtro sia dalla parte interna che dalla parte esterna. È molto in regolazione, facile da smontare, comodissimo per quanto riguarda le regolazioni per indossarlo. Questa parte, oltre ad essere gommata, ha anche questa regolazione che si può ruotare, che è presente anche nel casco alle mie spalle. Però questo ha molte, molte, molte veramente più regolazioni. Secondo me è un casco valido, per questo ho deciso di farvelo vedere, perché nonostante il prezzo basso ha delle caratteristiche che sembrano davvero eccellenti. E Genowar, che è un'azienda emergente, nata da poco, mi sembra che finora tutto quello che mi ha inviato sia stato fatto davvero in modo molto molto corretto. Il casco è in conformità EN379CE ed ha una classificazione EN175BCE.
quindi sembra avere davvero tutte le carte in regola. Cosa dire, spero che questo video vi sia piaciuto, vi sia stato utile, vi abbia divertito, vi abbia tenuto compagnia e possa esservi utile per poter scegliere se acquistare o meno questo casco di saldatura, che secondo me vale davvero. Non mi rimane che ringraziare Genor per avermelo inviato, ringraziare voi per aver visto questo video fino in fondo con le mie peripezie per ottenere questi punti di saldatura e farvi vedere il suo comportamento. Vi invito ad iscrivervi al mio canale per rimanere aggiornati e vedere tutti i miei prossimi video. Cliccate sulla campanella per ottenere le notifiche di ogni video che caricherò e ci vediamo appunto ai miei prossimi caricamenti. Ciao da Riccardo e a presto.